Lui però continuava ad essere triste. La sua musica non lo aiutava a guarire. Il problema vero era che non conosceva il nome della sua malattia e quindi non sapeva neanche dove andare a cercare una cura. E così smise di cantare e di suonare. I suoi compagni, dopo aver cantato e suonato insieme a lui, non volevano rinunciare alla sua compagnia e alla gioia che dava loro l'amico ritrovato e perciò decisero di aiutarlo. Perfino Zurlo, che fu l'ultimo a cedere alla magia dell'armonica di Robertino, decise di mettersi alla testa della squadra che sarebbe andata alla ricerca di una cura. Alla missione vollero partecipare anche gli animali fatati che abitavano il regno della generezza, con in testa l'ape Andrea, che si preparò a produrre per tutti il miele in modo da nutrirli durante il lungo viaggio. Nel frattempo Robertino era tornato a casa per trovare un conforto tra le braccia della mamma. Quando la vide cominciò a piangere disperato, perché gli sembrava che la sua vita non potesse essere felice senza correre e saltare come tutti gli altri. La mamma lo strinse forte e lo consolò. Gli ricordò che adesso intorno a lui c'erano molti amici. «Amore, smetti di piangere, guardati intorno!» A quel punto egli sollevò la testa e vide che la porta di casa sua era aperta e che stava arrivando un piccolo esercito composto di bimbi e animali fatati. Riconobbe subito l'ape Andrea, che consegnò alla mamma di Robertino una ciotola piena di miele e chiese a tutti di assaggiarne un po'. «Quello non è un miele qualsiasi, ma un miele fatato che dà forza ed energia a tutti coloro che l'assaggiano. È il carburante giusto per affrontare il viaggio alla ricerca della cura. In quel miele si trovano questi ingredienti: passione, generezza, musica, ma soprattutto tanto amore, necessario ad affrontare il viaggio per cercare il dottor Michele, l'unico dottore in grado di consigliare cure prodigiose.» Robertino era incredulo di vedere accorrere tanti amici a casa sua e con gli occhi ancora bagnati di lacrime fissò il volto della mamma, la quale gli sorrise e lo incoraggiò a passare dalla parte degli amici, ad accettare il loro aiuto e ad aver fiducia. La mamma allora apparecchiò la tavola, sulla quale poggiò un cesto di pane per mangiarlo con il miele fatato. Come per magia, ogni bimbo e ogni animale trovarono il loro posto, intinsero il pane nel miele e ne mangiarono tutti, Robertino compreso. Dopo aver condiviso il cibo, uscirono tutti insieme e incominciarono ad attraversare il bosco. L'ape Andrea e il pipistrello Ernesto esploravano il cielo e cercavano di intuire dall'alto i pericoli che avrebbero potuto trovare. Dall'alto si vedevano sentieri intricati, un vero e proprio labirinto in cui scegliere la strada era quasi impossibile. I bimbi cominciavano poi a essere stanchi e temevano di girare a vuoto. L'ape Andrea faticava a star dietro ad Ernesto, più veloce e più agile di lei. Fu però il coniglio di Rigillo che in lontananza scorse una piramide piena di porte. Alla notizia i bimbi urlarono di gioia, convinti di avercela fatta. Ma come accade spesso, le cose sono sempre più complicate di ciò che sembra. Avvicinandosi alla piramide, videro che aveva tante porte e che c'erano tante ampolle, ognuna contenente una medicina diversa. Da dove entrare? Come fare a capire quale ampolla potesse contenere la cura giusta? Un cactus che stava alla guardia della piramide avvertì i bambini di fare attenzione e di non fermarsi alle apparenze. «Hola amigos, la porta giusta è quella dove c'è scritto non giusta. Olé!» A questo punto la compagnia rischiò di arrendersi. Troppo complicato. Ma il pony musica che trasportava Robertino ringraziò il cactus per il suggerimento ed entrò dalla porta principale. Serviva però l'aiuto di tutti, perché le porte erano tante e aprirne una sola non bastava. Inoltre erano strette e i bimbi faticavano ad entrarci. Bisognava abbassarsi, fare delle contorsioni, trovare un modo per passare. Così si decisero ad esplorarne una per una. Delle tante ampolle che i bambini tirarono fuori, ne videro una su cui c'era scritto «Cura miracolosa che funziona con i gechi». La presero, ma poi si resero conto che bisognava capire come utilizzarla sui bambini, perché Robertino non era certo un geco. A quel punto non restava che cercare il dottor Michele. Di tutti i dottori incontrati nel bosco, nessuno conosceva la malattia di Robertino, anche perché questa malattia non aveva un nome preciso.
L'unico in grado di aiutarli era il dottor Michele, che però viveva isolato dal mondo perché un brutto mostro, fasciato dalla testa ai piedi, sbarrava la strada che conduceva a casa sua. Da quando il mostro si era impossessato di quel pezzo di bosco, nessuno poteva dunque avvicinarsi al dottore. La terribile mummia spaventava tutti, agitando lo scettro con il veleno contro chiunque si facesse vivo da quelle parti. I bambini stavano per arrendersi, erano stanchi e provati, e Robertino, in groppa al pony musica, diventava sempre più triste e si sentiva in colpa per aver messo in pericolo tutti i suoi amici. Ma l'ape Andrea aveva portato con sé il pane e il miele rimasto sulla tavola e cominciò di nuovo a distribuirne a tutti, e tutti improvvisamente ritrovarono il coraggio che sembrava smarrito. Il gruppo, allora, capitanato dal gatto, il più coraggioso di tutti, si avvicinò al mostro. Il gatto stesso, arrivato a pochi centimetri da lui, lo sfidò con uno sguardo talmente fiero ed acceso che quella belva ne venne folgorata, perse il controllo, si arrabbiò da morire e cominciò ad agitare lo scettro contro di loro. Ma l'amore contenuto nel miele dell'ape aveva reso i bambini e gli animali immuni al suo mortifero liquido. Essi aprirono velocemente un varco, cominciarono a correre, ma a un certo punto si stancarono e si fermarono, anche perché cominciava a far buio e qualcuno aveva paura. Gli alberi si intrecciavano tra di loro, l'ultimo sole filtrava a fatica fra i rami e i colori diventavano sempre più minacciosi. I bimbi si strinsero tutti insieme e si addormentarono. Ma proprio mentre il sole stava sorgendo, all'alba, una luce fortissima invase il bosco e illuminò una casa in lontananza. Era quella del dottor Michele e i bambini, ristorati da quelle ore di sonno, corsero a bussare e a chiedere aiuto. Il dottor Michele sembrò sorpreso. È tanto che non viene nessuno da me. Come avete fatto a vincere il mostro che mi tiene prigioniero? Perché siete qui? A quel punto il pony musica avanzò e gli raccontò la loro storia. La malattia incurabile di Robertino, il viaggio avventuroso che avevano fatto, le ampolle della piramide e la pozione per Jackie, presa nella speranza che funzionasse anche sui bambini. Tutti pendevano dalle labbra del dottor Michele in attesa che lui pronunciasse il nome della malattia e quello della cura giusta. Le cose non sono così semplici. Il nome della malattia va ancora cercato e pur conoscendolo non significherebbe automaticamente avere una cura. Per queste malattie ci vuole pazienza e tanto tempo. I bambini allora avvertirono addosso tutta la stanchezza. Tanta strada per avere pazienza. Potevamo averla a casa, disse Zurlo, ritrovando l'antico orgoglio che gli impediva di ascoltare gli altri e lo spingeva ad essere impaziente e a vincere subito. Questo non significa che non ci sia speranza di trovare una cura, ma solo che dobbiamo continuare a cercarla. È da tanto che non vedo bambini malati. Sono stato prigioniero nel bosco per molto tempo, ma grazie a voi, oggi forse posso sperare di tornare a curare i bambini, grazie al fatto che mi avete liberato. Nessuno può farcela da solo. Così tutti insieme uscirono finalmente dalla casa nel bosco che aveva tenuto prigioniero il dottore per tanto tempo e arrivarono nell'ospedale più vicino, dove Michele spiegò ad altri medici cosa fossero queste rare malattie. Poi cominciarono a visitare Robertino. Solo dopo un po' di tempo, però, trovarono il nome della sua malattia e ce ne volle dell'altro per trovare la cura. Nel farmaco c'era una bottiglietta d'acqua di cascata, 8 foglie di gelso, 4 pezzi di dolcezza, 1000 petali di generezza, 40 spicchi di luce, una musica dolce e amorosa. Per finire, fu mischiato tutto con 8 cucchiai di fiori blu e rossi e gambi verdi con un po' di acqua calda per formare il fumo d'amore. Tutto il tempo che servì a guarire fu possibile passarlo senza troppo dolore perché insieme a Robertino c'erano i suoi amici. E lui nel frattempo corse lo stesso sulle spalle del suo pony e insieme a Zurlo discuteva di tante cose. Non la pensavano quasi mai nello stesso modo. Era una cosa bellissima perché erano disposti ad ascoltarsi. E così ognuno si arricchiva dei pensieri dell'altro. Fu dunque l'amore dei suoi amici, della sua mamma, dei suoi insegnanti, dei suoi medici, la cura principale di Robertino. Quell'amore fece in modo che tutto il tempo necessario a trovare un farmaco si riempisse di speranza, un ingrediente che non si trova in nessuna pozione, neanche in quelle magiche, ma solo nel cuore degli uomini. Un ingrediente senza il quale non è possibile cercare una cura.